da qualche parte nei nostri mari. Francesco, Flavio, dove mi avete portato? Cambiamo posto, non mi piace questa macchia nera. Puah, che schifo. Tranquilla, Livia, recupero l'ancora e ci spostiamo. Non vuole saperne di uscire. Oissa! Fermi, state distruggendo la nostra casa. Qui ci abbiamo noi, insieme a tanti esseri viventi. Non volevamo, abbiamo visto questa macchia nera sotto il nostro gommone e abbiamo avuto paura. Non pensavamo ci fosse una casa, ma un mostro. Io sono Posi e lei è Donia e questa è una prateria di Posidonia Oceanica. Volete venire a vedere com'è fatta? Sì, sì, sì! Allora seguiteci! Incredibile, possiamo respirare! E siamo diventati piccolissimi! Quanti animali in mezzo a queste foglie! Sono bellissimi! Se guardate con attenzione potete vederli facilmente anche con la maschera da sub! Guardate, c'è anche un gamberetto, un cavalluccio marino e quanti pesci! Lo sapete che le praterie di Posidonia sono come le foreste sulla Terra? E come loro producono ossigeno e catturano anidride carbonica? Com'è possibile? Perché Posidonia Oceanica è una vera e propria pianta con radici, fusto, foglie e fiori, che però si è adattata a vivere in mare. Quindi le praterie di Posidonia sono proprio preziose, dovrebbero essere protette. Sono protette, ma sono sempre in grave pericolo. Molte azioni dell'uomo possono danneggiarla. Pesca a strascico, opere marittime inquinamento, ancoraggi, rifiuti abbandonati. Cosa succede quando una prateria di Posidonia viene distrutta? Un danno irreparabile. Lo sapete che Posidonia Oceanica può essere trapiantata proprio come gli alberi sulla Terra? Sì, ma il trapianto è solo un rimedio. Non è per niente facile farla crescere. Ci vuole tanto lavoro e tanti anni prima che possa tornare bella e rigogliosa. Poco dopo, di ritorno sul gommone... Che avventura fantastica! I nostri amici non crederanno mai a cosa c'è lì sotto. Perché non venite con noi e raccontate anche a loro le cose che ci avete insegnato? Perché no? Buongiorno! E ricordatevi, le praterie di Posidonia Oceanica sono un habitat che va protetto. Prendetevene cura!